Questo è il più grande negozio di elettronica della città e del nord del Giappone. Che Tobashi c'è pure a Tokyo, ovviamente, c'è Shibuya, è molto più grande di questo. Hanno aperto un alimentare qua. Però io non posso filmare all'interno l'alimentare, è vietato filmare all'interno l'alimentare. Ropia è un'azienda che ha sede, se ricordo male, a Tokyo, ed è l'unico alimentare che c'è qua. E hanno tanta, ma tanta wagyu, quindi si va sul sicuro. Raga, guardate che meraviglia, raga, guardate che spettacolo. Guardate come è marmorizzata. A5, questa è la miglior qualità che c'è. Prodotta qua, in quella prefettura dove viviamo. Fate vedere il prezzo, 1441 con le tasse 1556. Siamo su meno di 10 euro speso. Adesso cosa faccio? Taglio. Ho preso anche il grasso della Wagyu, che è gratuito questo qua. Così lo facciamo cuocere nel proprio grasso e aggiungo dell'aglio e ovviamente faccio sale e pepe. E uso questo qua che, raga, come condimento è una bomba questo qua. Sembra niente, ma fidatevi che è una bomba. Quindi adesso io faccio una cosa. Prendo l'aglio, ok? E lo passo leggermente sopra la carne. Da un lato e dall'altro. Questo è un modo mio, non è una... L'ho fatto un sacco di volte, 9 anni, esperimenti su esperimenti. Io sono una persona che dico che bisogna provare tutte le wagyu, non c'è solo una che... Ci sono quelle buone buone, ma ci sono 400 aziende in Giappone che producono wagyu, mica una sola, raga, 400 ce ne sono. Poi, molti dicono di non condirla, io invece dico che va condita. Sono di quella parte, quel tipo... Lascio un po' qua nel bordo perché adesso la giriamo così andiamo a... Quando andate al ristorante di lusso mi fanno la wagyu, il tipo sale e pepe ce lo mette, non è che non ce lo mette. Okay. Così facciamo pure i bordi, poi accendo la piastra e faccio arrivare la temperatura. Uso la stessa piastra che ho usato per fare, mia moglie ha usato per fare la frittata giapponese, perché questa qua mantiene il calore, no? Io non ho la piastra elettrica, quindi mi serve qualcosa che deve arrivare a alte temperature, perché devo fare la crosta per sigillare la carne da tutti i lati. Siamo capiti, andiamo. Prendiamo il grasso, lo facciamo sciogliere un po' sulla piastra. E poi andiamo con... dato una pulita ovviamente al tagliere e ora lascio un po' la carne un po' a riposarsi e poi ne procediamo con il taglio. Vediamo se riesco a non fare tanta ombra. Dai, no? Poteva andare peggio. Adesso facciamo. Primo assaggio, credo che vada così.
quindi assaggiamo così. È buono. Non sto mangiando solo. Mia moglie è andata a comprare il vino a Combini, perché si festeggia sempre. Quando si può si festeggia. E comunque così io faccio il video, faccio vedere a voi com'è questa carne. E vi dico che per averla pagata 9 euro mamma mia, voglio fare una cosa che piace fare a mia moglie, taglio un altro pezzo. Qua è rare. La maglia non deve essere cotta troppo, perché sennò diventa una, veramente diventa come tagliere diventa. Quindi qua facciamo, aggiungiamo un po' di pepe e sale, ok, poi ci aggiungiamo l'aglio, così stanotte sa la fiatella com'è, una meraviglia raga. Poi prendiamo, ci riesco, buonissima, mamma. Facciamo riposare pure questi e mia moglie è tornata a casa, ragazzi, una cosa che non avete voi idea. Zio Crespino dalle terre siciliane, ho usato Zio Crespino. Beh, anche questo giro, raga, cioè, è andata bene, con mia moglie, ci godiamo. Buon appetito, amore. Buon appetito. Mm. Mm. Buona? È buonissimo. È buonissima? Buonissima. Buonissima, buonissima. Dico io che la wagyu è buona, anche quella che costa poco. Pink.